La seguente testimonianza è tratta dal libro di Fra Alessio Parente intitolato Mandami il tuo angelo custode, alle pagine 70 e 71. L'autore del libro ci dice come il diavolo avesse un grande desiderio di interrompere la corrispondenza di Padre Pio con il suo direttore spirituale e a tal proposito ci riporta l'estratto di una lettera, la lettera numero 114, dove Padre Pio, scrivendo a Padre Agostino, dice quanto segue. Quei cosacci, ultimamente, nel ricevere la vostra lettera, prima di aprirla mi dissero di strapparla, ovvero l'avessi buttata nel fuoco. Se ciò facevo, si sarebbero ritirati per sempre e non mi avrebbero più molestato. Io me ne stetti muto, senza dar loro risposta alcuna, pur disprezzandoli in cuor mio. Allora soggiunsero: noi questo lo vogliamo semplicemente come una condizione per la nostra ritirata. Tu nel far questo non lo fai come disprezzo a qualcuno. Risposi loro che nulla sarebbe valso a smuovermi dal mio proposito. Mi si scagliarono addosso come tante tigri affamate. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.